scienze della sanità, dei trasporti, dell'aerospazio, di Fincantieri, aerospazio, assalto. Vogliamo che i lavoratori non attendano più. Il mese di giugno sono scadute la cassa integrazione in deroga. Chiediamo gli ammortizzatori sociali per i lavoratori che già sono scadute le casse integrazioni in deroga. A che ci sia una deroga sui patti di stabilità e per favorire in questo modo l'economia reale. Diciamo allo Stato che i fondi europei per la Campania e per il Meridione devono avere autorizzazioni più celeri. Lo Stato non può prendersi, per esempio, i 350 milioni per il termovalorizzatore, togliendo alla Campania risorse importanti per lo sviluppo. Noi chiediamo al governo attenzione per la Campania, migliaia di posti di lavoro si sono persi, aziende in crisi, ogni giorno c'è una vertenza, sono oltre 100 vertenze che è aperte, che interessano migliaia di lavoratori. Partendo da Fincantieri, da Virema, da Irisbus, da tutte le aziende del gruppo Finmeccanica, stanno lasciando la nostra terra, stanno lasciando la nostra regione. Questo noi non lo possiamo consentire, questo voi non lo potete consentire. I lavoratori della forestazione, dei trasporti, dell'ambiente, delle società partecipate sono tutti in crisi. Ci sono tanti lavoratori che non ricevono lo stipendio da tanto tempo. Siamo lavoratori degli appalti postali. Poste Italiane dal 1° luglio ha deciso di mettere 500 persone in cassa integrazione in mezzo alla strada. Noi non molleremo. È una politica di contenimento di costi, ci dice Poste. Intanto noi abbiamo 500 famiglie che vanno tutte quante in mezzo alla strada. Purtroppo, come dice questo striscione, Poste internalizza e a noi si penalizza. È l'arroganza di Poste. Questo è quello che fa Poste. La partenza a Fincantieri adesso c'è bisogno proprio di sbloccarla, sia sul piano dei carichi di lavoro, sia sulla vertenza in vero e proprio riguardando lo studio di fattibilità del bacino di costruzione. Abbiamo bisogno di investimenti e di carichi di lavoro per il nostro cantiere. La cassa c'è sicuramente fino a dicembre 2013, per adesso c'è il 50% del personale Fincantieri e più 1200 persone dell'indotto che da luglio non hanno più copertura economica per la cassa. Nel mezzogiorno si concentra il più grande patrimonio dell'industria a partecipazione pubblica e a quell'industria che noi ci rivolgiamo quando parliamo con il governo. Noi pensiamo che la Fincantieri di Castellammare e Torre Annunziata deve avere la risposta che merita. Pensiamo cioè che il governo deve dare le risposte concrete e non può continuare con la politica dei tagli. I trasporti è l'unica contraddizione che esiste in Italia, dove ha una maggior richiesta di trasporto da parte dei viaggiatori risponde una minor offerta. E con questa politica più si taglia, più i servizi si accorciano, più i trasporti diventano inefficienti. Per quanto riguarda le tre aziende sul ferro principale, Vesuviana, Seppsa e Metro Campano, queste aziende ora tutte e tre hanno un organico di 2300 persone e si parla di tagliarle ancora. I consumi sono oramai a un livello bassissimo e questo pregiudica anche l'economia. Se non si consuma non c'è economia e non si muovono il commercio e gli altri settori. Non solo sono in crisi i piccoli commercianti, ma cominciano ad essere in crisi e fortemente in crisi anche le grandi strutture della distribuzione. La disoccupazione giovanile è al 35%. C'ho la mina per giù, io e mia moglie, 1000 euro, io e mia moglie. Il problema di questi lavoratori. Si può vivere così, non si può vivere, capisci? La politica economica del governo sta producendo un numero impressionante di disoccupati. Le imprese chiudono per un motivo molto semplice, perché quelle pubbliche non vengono finanziate. Il governo non dà commesse, il governo non fa una politica industriale.
quelle private chiudono perché gli imprenditori preferiscono non investire. Questo è il vero problema del nostro paese. Un terzo dei lavoratori pubblici, quelli che non hanno contratti collettivi, quelli che prendono lo stipendio e il loro stipendio è deciso dalla politica, hanno aumentato il loro reddito dell'80% negli ultimi 10 anni. E quegli altri, e nessun altro italiano ha avuto questa possibilità. La regione Campania è una regione che tecnicamente è fallita. Potrei portarle un esempio: la Grecia sta all'Europa come la Campania sta all'Italia. Infatti una regione che ha 16 miliardi di debito, se non si assume a livello nazionale la questione Campania, noi non ne potremo uscire. Che il nostro caro Presidente della Regione un giorno ci fa vedere che tutti i problemi sono risolti, un altro giorno siamo all'anno zero, si deve mettere d'accordo. Oggi questa manifestazione e lo sciopero che abbiamo fatto a Napoli serve a dare un messaggio molto chiaro. Questo governo o cambia la politica nella direzione che diciamo noi, oppure credo che dovremmo continuare queste mobilitazioni fino a quando cambieremo il governo. Appunto, lo scaricabarile che finora c'è stato sulla...